Un'opera incompiuta risalente agli anni 70 che avrebbe dovuto ospitare una scuola si candida a diventare centro servizi alla città. È il progetto presentato dal Comune di Gela nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanzia circa 200 milioni di euro in tutta Italia per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'immobile, del quale adesso permane solo lo scheletro di cemento da adeguare alla norma antisismica, ricade nel quartiere denominato Baracche, che presenta alti indici di degrado sociale ed edilizio, tutti i parametri Istat che concorrono alla finanziabilità dell'opera. Il bando è quello delle aree degradate, è uscito circa un mese fa a livello, diciamo, di Consiglio dei Ministri. È un bando che doveva servire per la riqualificazione di aree che avevano un indice di degrado sociale, un indice di degrado edilizio elevato. Con il settore lavori pubblici, grazie al pieno impegno da parte soprattutto dell'architetto Galandi e dell'architetto Città, si è riusciti, diciamo, dopo varie proprie studi del bando stesso, ad individuare un'area che potesse essere consona alla vittoria stesso del bando e quindi potesse essere comunque ammissibile al bando. L'area individuata è un centro servizi per il quartiere Baracche. Lo stabile è un rudere che è accanto allo stabile dei lavori pubblici, quindi si cercherà di recuperare lo stabile, che al momento è un rudere, e dopodiché all'interno si andranno a fare tutte, diciamo, delle attività sociali che riguardano il telesoccorso, ad esempio, per gli anziani, e così come un centro psicoeducativo diurno. Devo dire che alcune delle proposte per quanto riguarda la parte sociale all'interno dello stabile sono arrivate anche da parte della società civile. Infatti, ad esempio, c'è stato anche il contributo del dottore Agati per quanto riguarda la relazione del centro psicoeducativo diurno, che servirà per il recupero dei giovani che vivono in uno stato di disagio. Per un importo di 2 milioni di euro, il centro servizi alla città prevede l'offerta dei servizi di telesoccorso, dello sportello unico delle attività produttive, di un centro servizi alle imprese, di un centro psicoeducativo diurno e di una struttura multiservizi per immigrati.